Messi, entra al área Messi, chuta Messi, gol. Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 ¡Olé!
indicato il pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Hola, buona nia totom, buonasera a tutti da Radio Barça Italia. Questa è su RadioRomaFutura.it, Maxi Morgante che vi parla, e dallo studio della Vegna Palograna di Roma, qui a quartiere Montesagro, è tutto sacro, tutto sacro, l'avete già sentito, non poteva mancare in studio il Alberto e il Flaco Polinori. Hola, salve a tutti, dopo il diluvio qui a Roma, in questa umida notte d'estate, siamo qui a RadioRomaFutura.it con Radio Barça Italia. Ma Alberto e il Flaco Polinori è un canagia, anche un canagia oltre che un culé, e non è di certo un, come detto, come vengono chiamati? Un sceneise. Un sceneise, cioè quelli del Boca che hanno perso 3-0 ieri sera, ieri pomeriggio al Stadio Camp Nou del Barcellona per il trofeo Camper contro un Barça che ha dato un'altra dimostrazione di come avanti con la bene con la preparazione, ma che sta giocando anche molto bene, perché poi il Barça ha vinto il primo trofeo della stagione domenica a Tangeri contro il Siviglia per la Supercoppa di Spagna 2-1 con le reti di Gerard Piqué, che ha pareggiato il gol di Sarabria e poi il gol bellissimo di Dembélé, e il rigore al 93esimo parato da Marc-André Ter Stegen. Sembra una parola della Gestapo. Ter Stegen. Esattamente. Allora, cominciamo, prima di passare alle cose serie, che non è solo il Barça, ma anche quello che è successo purtroppo qui in Italia qualche un paio di giorni fa. Abbiamo in ospite, gradito ospite in studio, un membro della giunta direttiva della direzione dell'Associazione dei Catalani a Roma, nonché prossimo conduttore di una nuova trasmissione che andrà in onda qui su RadioRomaFutura.it da settembre, che si chiama Radio Catalunya Italia, guarda caso sembra radio, assomiglia a Radio Barça Italia, ci saranno tante connessioni con Radio Barça Italia, e con noi in studio abbiamo il piacere di averlo, Rafael Hidalgo. Come stai, Rafa? Hola, Rafa. Bene, bene, benissimo, pronti per la trasmissione. Oh, l'audio di Rafa va più che bene, anzi sembra che insomma anche abbastanza alto, mi fa... no Alberto, quindi sì. va bene come audio, no? Sì, sì. Sì, sì, io chiedo a te, che tu sei un vecchio conduttore radiofonico, vecchio Alberto, dell'anni del Cuccucia. E io giocavo a nascondino con Garibaldi. E certo, con Garibaldi, ma proprio Garibaldi quando stava a Rio Grande do Sur. Sì, no, quando stava in Argentina. In Argentina, esatto. L'Uruguay, certo, confine con l'Uruguay. Allora. Quindi tanti temi, tanti ospiti questa sera. Oltre a Rafa qui in studio avremo il nostro grande presidente della World Penis Federation, Tony Freire. Perché ieri si è svolto, anzi l'altro ieri a Barcellona si è svolta l'Assemblea Generale della Federazione Mondo, e poi ieri il 39esimo congresso mondiale della Spegnas del Barça, presieduto ovviamente dal nostro grande Tony Gill, il presidente della Confederazione Mondiale Peñas, e insomma anche la presentazione dei nuovi acquisti del Barça da parte del presidente presidente Bartomeu. Ma come si chiama il presidente Bartomeu? Come stai a venire il dubbio? Tu provi a peggio di me, così. Bartomito. Facciamo un passo indietro, anche perché insomma abbiamo visto quello che è accaduto, e poi sentiremo la testimonianza diretta di Massimo Lippi, il presidente della Peña Barcellonista di Genova, che andava a Barcellona per il congresso e per il Gamper, e la tragedia che è successa a Genova, ponte, quello che sì, il ponte Morandi, che è caduto. Io l'ho fatto, Rafa, io l'ho fatto tantissime volte, ti immagino anche tu. Anch'io qualche volta. Quello era un ponte che collegava
la 14 alla 10 e sostanzialmente venendo, facendo l'autostrada dei fiori, esatto. Poi ti collega per andare all'autostrada che ti porta a Ventimiglia, quindi per chi da Roma o da Milano va a Barcellona, per capirci, quindi va in Francia, ma noi, per chi ci ascolta, si va a Barcellona con l'automobile, si passava, doveva passare lì, per forza lì. E faceva impressione, sempre impressione. Io tante volte l'ho fatto di notte. Dove Capafile non ci ascolta perché sta negli States, ma guidavamo e molte volte l'abbiamo fatta di notte, non l'abbiamo fatta molte volte. Di notte fa meno impressione. Si vede meno, si vede di meno, è vero. È crollato, ovviamente la quantità di vittime è stata molto molto ampia, ovviamente lutto nazionale sabato per funerali di Stato per l'Italia, 40 morti, 40 sono i morti, e quindi sostanzialmente poi sentiremo la testimonianza di Massimo Lippi ieri al Camp Nou, e questa è una cosa, e qui faccio subito la prima domanda al nostro ospite, ieri al Camp Nou uno striscione, Genova nel cuore. Io ho scritto un post che mi piace mettere, insomma, i valori non si comprano al supermercato, e i tifosi del Barça, i culés, hanno subito trovato il modo di stare vicino alla tragedia avvenuta a Genova, Rafa. Questi valori, come hai scritto tu, sono universali, e quindi è giusto che ieri ci sia stato un pensiero a Barcellona rivolto alla disgrazia che è successa qui a Genova. Pietro Locatelli, che salutiamo, il presidente della Pegna Lombardista Lombarda, che poi sentiremo più tardi, ci dice: anch'io l'ho fatta tante volte, saluta a tutti i presenti, poi lo ascolteremo in collegamento insieme a Sergio Leonetti dal Canton Ticino, a Joaquin Canals dalla città di Barcellona, e poi abbiamo i nostri redattori come Giusi Zaffiro e il nostro Flavio Rollo Mignana, che sta a Barcellona con la sua gamba ingessata di legno, la gamba di legno, ci dice Alberto. Allora, una cosa, sì. Il Sevilla ha schiacciato al Žalgiris 5-0 e entra nella fase dei gruppi. Entra nella fase dei gruppi dell'Europa League, sì. Specifichiamo, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, il perché poi di questa Supercoppa di Spagna giocata a Tangeri in una sola volta, perché il Siviglia aveva da fare le qualificazioni per l'Europa League. Allora, entriamo nell'attualità del Barça, dovuta importante alla vittoria, al primo trofeo della stagione, che è quello vinto dal Barça a Tangeri domenica sera. Una partita che il Barça ha giocato molto bene a livello di gioco, certo mancava ancora di qualità di forma fisica, di intesa tra i giocatori, in particolare l'Anglet, il nuovo giocatore francese, ovvio, che sostituiva un TT l'ultimo insieme a Rakitic ad arrivare dopo le fatiche del mondiale, essendo poi Francia e Croazia le finaliste. E partita che ha visto comunque il Barça andare sotto, ma il Barça non si è assolutamente scomposto, ha continuato a fare il proprio gioco, e poi su un calcio